Oh, sempre bello partire con la. Allora, il bello è che il tablet tutte le volte parto che non metta fuoco. Poi, dopo millisecondo prima che io prema start, metta fuoco. Bravo tablet. Adesso devi mettere fuoco. Ciao a tutti ragazzi, l'ultima volta per chi non avesse visto le scorse puntate. Potrebbe averlo già intuito da dove ci troviamo. Abbiamo sconfitto Chromio, abbiamo liberato QM, abbiamo soprattutto, più di ogni altra cosa, sconfitto Getchis in uno scontro indimenticabile. Tutti gli scontri con i cattivi veri dai Pokémon sono indimenticabili, ma questo ancora di più perché è stato il mio primissimo scontro con un villain, quindi ci tengo sempre a ricordare che questo è stato il mio primissimo gioco Pokémon, quindi si meritava un po' di dignità. Dopo essere stati anche, tra l'altro, aver avuto, dopo, tra l'altro, aver visto N venire in nostro soccorso, insomma è successo di tutto nella scorsa puntata, quindi andatevela a recuperare. Al momento una delle puntate più divertenti che abbiamo registrato su questa saga, ve lo dico. È successo il delirio, se sono andati tutti quanti, alla fine è arrivato Tonic che ci ha detto: adesso che sei praticamente l'allenatore più forte di Unima, devi andare a provarlo battendo il campione alla Lega Pokémon. Ben esattamente, infatti, quindi, e infatti questa puntata andremo proprio laggiù. Prima di andare, però, mi ricordo che qua la squadra è ancora messa come alla fine della lotta con Getchis, quindi qui Lia, se non sbaglio, sì. Questa è la squadra, ragazzi, post scontro. C'è Lia ancora iperavvelenata, quindi perfetto, attendo a curarla. E do a tutti quanti un'iperpozione, quindi faccio uscire praticamente tutti quanti dalle Pokéball. Allora, tornando alle mie narrazioni di gameplay nel gameplay, no? Siamo immediatamente dopo la battaglia. Io faccio uscire tutti quanti i Pokémon dalle Pokéball. Anzi, in verità sono già tutti fuori perché li ho fatti uscire durante lo scontro. Mi sono immaginata uno dopo l'altro. È stata una battaglia non stop nella mia testa. Quindi sparo tutti quanti, sparo, spruzzo su tutti quanti un'iperpozione, così si recuperano tutti quanti i punti salute. Perfetto, tutto questo. E poi ci dirigiamo tutti quanti assieme, anzi li faccio rientrare nelle Pokéball, tutti quanti, nessuno escluso, li faccio rientrare nelle Pokéball. La musichetta della bici di me che rovina tutta l'atmosfera. Ecco fatto. Mi spruzzo un repellente addosso. E vediamo di dirigerci oggi al percorso 23, dopodiché facciamo pure la vittoria. Oggi intendo questa data 12 luglio, che trovate sempre scritta in descrizione, chiude la modalità storia, ve lo dico, per poi passare a partire dalla prossima giornata, cioè da domani, agli extra finalmente, per cui devo fare un mega livellamento perché le cose negli extra richiederanno almeno il livello 70, quindi qui ti ascolto i boss, vaghi, eccetera, eccetera. Dunque dovrò fare un bel po' di. Allora, mio Dio, è vero? È vero che Tony aveva detto che la fregata plasma se n'è andata, era sparita. Oh, sei tu! Stai bene, vero? Meno male, che sollievo. Dalla nave del Team Plasma è uscito un uomo che sembrava uno scienziato e prima di andarsene ha detto: quell'allenatore mi ha dato la risposta che stavo cercando. In segno di ringraziamento ho deciso di sciogliere il Team Plasma. Che i Pokémon possano seguire la via loro più congeniale. Ora che sappiamo che Anne sta bene, possiamo stare tranquilli. Finalmente è tutto finito. Oddio, scusate, un attimo ho riaperto la conversazione. Mamma mia. Vediamo cosa dicono anche gli ex seguaci. Chissà se il tipo che è scappato ha capito veramente. Io non sono nella posizione di poter dire alcunché. Un tempo anch'io mi sono macchiato della colpa di aver rubato i Pokémon altrui. Allora, vediamo di uscire. Allora, adesso stiamo facendo, per chi non se lo ricordasse la God, tu livello 56 per tutti quanti, perché il boss finale in verità ci avrebbe livello 59, però il Super 4 c'è il livello 58, quello Pokémon, i loro Pokémon più forti, sottolineiamo. E qua dovrebbe essere il percorso 23, qua, giusto qui. Qua, ecco fatto. Sì, dovremmo esserci, sì. No, questo è il percorso. Allora, questo è il percorso 13. E di qua, qui c'è la fossa gigante, infatti. Allora, aspettate un attimo, devo capire. Un attimo, devo. Percorso 13, infatti. Devo un attimo capire, ragazzi, come. Allora, di qua c'è il percorso 13, ok.
Intanto mi indica cose, dice che strumenti. Questo era il vecchio ingresso alla fossa gigante. E nell'uno. Poi adesso sono compassi tutti quei bei massi lì che avete visto. Allora, per andare al percorso 23 devo passare per di qua, mi sembra. Insomma, devo... Sì, spostare la torre repellente. Ovviamente tra una sfida e l'altra non arriveranno tutti i Pokémon a livello 23, a livello 56 comunque ci proviamo. E vabbè, dai! Geloraggio! Oh, che culo! Quasi quasi, che dite, ne insegna qualcuno? A fine siamo ormai alla fine di tutto. Geloraggio, vai, potenza 95, vediamo chi la può imparare. Allora, chi la può imparare? Solamente Silvia può imparare Geloraggio. Quasi quasi glielo insegna al posto di Psicoraggio. Sì, glielo insegna al posto di Psicoraggio. Va bene Silvia che sei monotematica, però una mossa di tipo ghiaccio finalmente ci voleva in questo team. Alla fine di tutto ho beccato un finalmente una mossa di tipo ghiaccio, però va bene. Allora, devo tornare un attimo a orientarmi. Allora, Tony ha detto, per arrivare al percorso 23 dobbiamo passare per la fossa gigante, comunque. Ricordo che dobbiamo passare per la fossa gigante, quindi... Cioè, per di qua dobbiamo passare, capito? Di qua! Ma cavolacci, come ho fatto a non vederlo prima? Non ho visto... Come ho fatto a non vederlo prima che la strada proseguiva? Che imbecille. Scusate, ora faccio un esce entra tattico per... Ho sputato sullo schermo. Vai, Thomas, spingi quel masso. Che la strada per di qua proseguiva, perfetto. Il fatto che il pellette è finito. Ragazzi, avevo usato, mi sono spruzzata 4 pellette addosso in tutto questo. Ok. Cosa c'è di qua? Giusto per sapere. Un pezzo stella, carino. Bene, ora abbiamo superato la fossa gigante, perfetto. Eccoci qua, percorso 23. Cos'è questa casetta? Beh, che bella musica. I tuoi tre Pokémon non sembrate molto forti. Passate voi senza fare complimenti. Ma perché non avete subito che... Vi detto subito che c'è una curatrice da queste parti. Wow, tu l'autoscotto potete realizzare qualunque impresa. Mamma mia, ragazzi, che musica trionfante. Buongiorno. Visto che hai raggiunto il percorso 23, i tuoi Pokémon devono essere fortissimi. Fate la sfida di me, grande capo un Fro. Come cazzo si pronuncia di questo Pokémon? Non l'ho mai capito. Fro. Thomas, scendi in campo per primo perché è il primo Pokémon in alto a sinistra, però contro questa bestia mando Silvia con Psichico. Ma se vuoi resistare, ecco, se vuoi resistare, usistenza adesso, stavo dicendo. Siamo partiti benissimo, ragazzi. Fatto che siamo partiti, ragazzi, che già straparli queste puntate, fantastico. Bene, sarebbe potuto essere, sarebbe stato un one shot se non fosse stato per resistenza. Dopo l'ascolto della scorsa puntata siamo completamente temperati io e la mia squadra. Non temiamo più niente. Come mi divertono i Pokémon. Boh, per te che ti diverti. Mi diverto anch'io, sì. Che divertente, qui è pieno di Pokémon incredibili. Quasi mi gira la testa. La bici non la metto, ragazzi. Non voglio rovinare l'atmosfera. Fanta allenatore. Questo non si sa che Pokémon può avere. Quindi tengo Thomas per me in squadra. Tengo il conto di tutte le mie vittorie sconfitte. Chissà se alla fine di questa sfida dovrò aggiungerti alle prime o alle seconde. Alle seconde, te lo dico immediatamente perché col cazzo che io perdo. Fate la sfida di Emiliano. Un fatto allenatore di... Aiuto! Aiuto! Aiuto, mi sta per... Ah! Mi sta per partire uno starnuto, ragazzi. Sono ancora in modalità ipertrombone. Sto definitivamente guarendo. Ora sono nell'ultima fase. Quella degli starnuti. Ho fatto più stannuti oggi che in tutte le altre giornate, ragazzi. Ve lo dico immediatamente. Ripeti, grazie, Morca. No, grazie davvero, perché la lanciafiamme è veramente l'unica mossa che ti scarico contro. Perché col cavolo che ti tocco e mi paralizzi, Thomas.
a proposito, Thomas, riusciamo a toccare il velo 56 con questa sfida? Per poco! Quando mi innervosisco parlo aramaico, no, parlo una lingua, il linguaggio degli dèi, ce l'ha capito, vero? Vai, Marino! Per poco, per... Oh, tu toccherai il livello 51 invece, Marino, me lo sento, vai! Tuono pugno! Vai, lanciati su questa gelatina, pam, che si è buttata in acqua, tu, tuc, gli salti sopra e tiri una botta, ecco, idiopompa. Già li sento, ovviamente, c'ha questo afflosso in testa, come lo respinge, fa a mo' di geyser, gli spa un idiopompa sotto le chiappe, povero Marino! Che poi però quando ritorna giù, pam, un altro pugno, e arrivederci. Poi il Jellicent viene ritirato nella Pokéball, Marino cade in acqua, io lo recupero perché non sa nuotare. Segno raggio, una mossa di tipo coleottero, attacca con un strano raggio di luce che può anche confondere il Pokémon colpito. No, grazie, va bene così, monotematico. Marino va bene così, monotematico com'è. Con flash e mossa di tipo elettro, a bestia. La percentuale di vittoria purtroppo non è aumentata. No, mi spiace. Raga, magari chi lo sa, magari fosse la mia squadra veramente riesce a toccare tra uno scontro. Questo è un Montanao, sicuramente ci avrà tra i suoi Pokémon tipi roccia, quindi metto Lily a prescindere. Allora, ordina, metto Lily perché sì, perché lei conosce Surf. Ehi, ciao! Yuhu! I Montanai come al solito in questo gioco sono completamente fatti. Cioè, sono completamente fuori di testa. Ninni, questo Pesigma Ninni. Piloswine. Ovviamente prepotenza. Vai, così, super efficace. Oh, tutte le volte niente, ragazzi. Lily ha il surf più scarso che io abbia mai visto in una squadra Pokémon. Povera Lily, mi dispiace. Però è bravo a nuotare, però è bravissimo a nuotare. Mi sembra Gaia in Gaia l'ultimo drago. Cosa sei... No, Gaia, scusatemi. Sisu, che fa Gaia? Qual è? Ogni drago, sai, ogni drago ha la sua abilità speciale. E qual è la tua? Sono molto brava a nuotare. Ah, e poi lì ci rimane... Poi si scopre che è un motoscafo praticamente quando nuota, per quindi tutto a posto, va benissimo. Probopass, continua a lottare. Madonna ragazzi, sto ripeto di sputarsi lo schermo. Mi gli faccio un cazzo. Aia. Se faccio lo sgranocchio, almeno una gioia di ridurgli la difesa. No. Mi faccio il cannone, vabbè. Mi spari tutto questo. Paralizzato. Poverali. La nebbia è sedia data, bene. Vediamo cosa mi gioco. Dai, ho delle ricariche totali. Mi gioco la ricarica totale, così in un turno la curo e la... La guarisco e la curo. Guarisco per dire paralisi, curo per nel senso dei punti saluti. Dei punti salute, saluti. Saluti! Saluti! La canzone. Qualcuno di voi ha mai. Vi ha mai fatto un fag all'asilo? Quei momenti. Avete presente quando tipo all'asilo, alle elementari, alle feste di fine anno, magari facevano suonare. Facevano partire al sullo stereo le musiche, quelle che ti dice la musica, che la canzone che non è una canzone, è quella dove dovevi fare i gesti, presente, avete presente, camminare, nuotare, sciare, e finiva con Superman. Chi di voi l'ha mai sentita? E poi c'era saluti, raga, se non l'avete mai sentita, che infanzia avete avuto? Domanda. Yuhu! E questo è casato. Ok, rimettiamo piccola parentesi di Lilla a posto, fatta. Rimettiamo Thomas alla prima posizione. Fatta allenatrice. Ora io e i miei Pokémon ti fermo a assistere a un bel concerto. Vai, ho già pronto una bacchetta per fare la direttrice d'orchestra. Faccio io, poi Duca metto lì per terra.
Swan! Qui ci vuole Marino. Con le sue scariche. Oh, e nel frattempo Thomas salirà finalmente a livello 36 con questa entrata in scena, con questa scena, con questo momento in cui, cioè, gli scende sul campo. Baldeali. Baldeali è una mossa sadica, come tutte le mosse che, per quel che mi riguarda, fanno subire danni al Pokémon che le tira, per quel che mi riguarda. Statico, ecco fatto, e poi non si deve mai toccare Marino Swan, non lo sapevi? Marino non si tocca, c'ha lo statico pronto. Ma è stato bellissimo, nello scorso della scorsa puntata che io dicevo, che avevo detto prima, nel momento narrazione pre-sconteo, ho detto Marino si concentra, carica la sua elettricità di modo da intanto chi lancio qui? Lancio dai, rosa spina. Spettro, insetto contro insetto. È stato bellissimo quando nella scorsa puntata ho fatto la narrazione. Mi sono inventata la narrazione per scontro della mia squadra, che mi sono immaginata tutta la squadra a prepararsi psicologicamente, e mi sono immaginata il Marino che preparava l'elettricità di modo che quando qualcuno lo toccava statico era pronto a colpire, a paralizzare il nemico. E poi puntualmente la prima volta che scende in campo viene colpito, la prima volta paralizza subito. Mamma mia, cioè mai narrazione è stata arrivata e poi azione nel gioco sono arrivate con un tempismo più azzeccato. Vai, ancora veleno coda. Vai, ricambia il brutto colpo. Non ha ricambiato il brutto colpo, però ha ricambiato con un bel avvelenamento. Cioè, rosa spina, tac, tira la coda, tira una codata sul Galvantula che viene spiaccicato a terra, perché mi immagino che lei faccia sempre le capoiole. Ad ogni sua singola mossa che tira, mi immagino che rosa spina comunque rotoli su se stessa. Oppure quando tira veleno coda, tira o con le corna o con la coda, per l'appunto. La vostra musica è la più armoniosa della nostra. Lo pianta per terra, lui si rialza, però sente che è stato avvelenato e tac, ricade subito a terra. Detto ciò, qui i proporzioni varie a tutti quanti. È il momento di mettere prima in squadra adesso Lia, perché Thomas ha aggiunto il livello voluto dalla sottoscritta. Poi se qualcuno sarà a livello 57, poi se faccio in tempo poi questa puntata e anche nella prossima, perché nella prossima facciamo la via vittoria per quel che mi riguarda. Ho fatto del repellente, è finito. No, non ne uso un altro, per sinceramente. Mia, ragazzi, quanto è dispersivo questo percorso, pure di perdermi. Tu e chi hai deciso di affrontare le sfide che costellano via vittoria? Fammi vedere la tua forza! Via vittoria, ragazzi, rispetto a quelle di Pokémon nero e bianco, non è assolutamente... Cioè, la via vittoria in questo gioco è... Il concetto è che è ancora in costruzione, non... la stanno finendo di perfezionare. Non sarà mai ai livelli di bellezza della via vittoria di Pokémon nero e bianco, ma per il semplice fatto che... Ripeto, la fiera di Nero e Bianco era stato distrutto tutto qua, sono stati distrutti tutti quanti i dintorni della Lega Pokémon, dunque hanno dovuto agganciarsi come potevano per ricostruire la via vittoria come potevano. Quindi quando la faremo nella prossima puntata vedrete che non sarà chissà cosa, però apprezziamo. Mamma mia, Marina, oggi veramente col cavolo che lo tocchi, senza beccarti nascosta. Ecco, una volta energisfera, uno e due, le lancia di fila, con una doppia piroetta, una piroetta a sfera praticamente. Mi piace Lucario, vai di Lilli. Questo porto sfera, Lilli reggila. Porca puttana. Prova allora uno psichico di Silvia. Porca storia, porto sfera, ragazzi, che infamata che è. Una mossa che va sempre a segno. Lo sapevo che non era
super efficace, me lo ricordavo. In quanto tipo acciaio. A posto! Potevi anche mostrarti meno forte. Oh! Senti un po', tu mi hai sfidato, allora ti vinco. Con una forza del genere potrei fare buon uso di questo regalo. Un'altra barca, barca cedo, grazie. Quando salirai le scale ti troverai davanti ai portali delle medaglie. Ormai per vittoria a un passo da te. Ah, grazie per le indicazioni. Sei stata utilissima. Allora. Dunque, da questa parte c'è la strada delle medaglie, va bene. Ah, ripeto, la vittoria in questo gioco, sapendo ora, col senno di poi, com'è la vittoria in nero e bianco, ripeto, la solennità non sarà mai la stessa, però apprezzeremo il gesto. Vai lì a taglia qui. No, però non mi piace andare in giro con il repellente non spruzzato addosso. Quanti repellenti ho qua? 6. Con questo me ne mancano 5. Qua vedo che ci sono vari alberi che posso tagliare, quindi tagliamoli. Perché c'è un labirinto fatto di alberi, domanda. Cos'è sto percorso? Ciao! Lottiamo, ti prego! Va bene, va bene. Però poi come vado alle scalinate che sono dietro di te? Tom? Con la forza del pensiero? Se fosse un open world ti scavalcherei volentieri. Peccato che qua non posso scavalcarti. Ti scavalcherei anzi senza problemi, però conosciamo un open world, quindi. Marta il pugno! Ok. Carissimo, mi sa che ti sei scavata la fossa da solo, te lama. Vai così! Lì a livello 92. Insomma, niente ragazzi, ormai sono fusa, sono già fusa. 20 minuti che sto registrando, sono fusa. Vai, te lama ancora qui per forza, perché... Perfetto, vai così ancora. Schiaffi è immune a psichico, quindi vabbè. Livello 53, vai. Vai, mi piace vedere che tu ti sacoli in fretta di livello. 1-0 per te. Wow, sei proprio forte. Che nervi però. Per andare avanti bisogna accettare le proprie sconfitte. Eh già, un modo senza vittoria e sconfitte non può fare progressi. Ciao! Ma qua comunque non... Un fatto allenatore come me non può perdere, ho troppo orgoglio! Settimio, Severo, scusate, scontè. Come al solito me le chiamano. Quando me le chiamano non resisto. Quando me le chiamano il mio cervello non resiste. Giorno di sole. Sapete, ci ho notato che qua tutti quanti hanno 52, 53, 54 come livelli. Bello. Ecco perché mi regalano tutti quanti tanti punti esperienza. Dai, fammi un regalo anche a te, Lily. One shot a questo magma. Fa vedere che anche senza... Mamma mia, niente, colpo di fuoco, vaffanculo. Però ho vinto io il round. Ha. Aia! Ah, quanto male! Mamoswine, chi mando? Mamoswine. Di cosa spina! Non so chi mandare! Thomas non lo mando!
Salve, rotolamento super efficace su di lei, signor? No, fantastico. Beh, spero che sprechi turni, ecco, con varie mosse tipo questa. Vai, rosa spina, fai quello che sai fare meglio. Non muoio! Cavoli, però, comunque io Scolipede me lo ricordavo debole alle mosse di tipo terra, invece mi ricordavo male. Usa boia e mi sa che è andata rosa spina, porca troia. Infatti. Però sei stata brava, hai tirato le mazzate giuste. Vado di Marino, dai, Marino che è a livello 51. Scarica! Cazzo, adesso però abbraccia... non ci ho pensato! Ecco, appunto. Non ci ho pensato, era lo psichico di Silvia. Non ci ho pensato, scusate, ho avuto un lapsus. Giada, ma è tipo elettro, Marino! Lo ammazza con terremoto, infatti, ci avete ragione. Niente ragazzi, mi spiace, vi ho fatto fuori, sono un po' fuso stamattina. Non ho potuto difendere il mio orgoglio, che disonore. Allora adesso devo un attimo scusarmi con la mia squadra. Allora con Lily ce l'ho, con la rosa spina purtroppo non... Cioè, allora, Marino ha proprio avuto un lapsus con Marino. Cioè, buttavo il fatto che fosse più veloce di Mamoswine, invece no. Il livello fa la sua, anche in questi casi. Baccafrago, c'ho delle baccafrago? No. Allora ricorriamo alle anti-scottature. Qui ordina, per favore, grazie. Allora, anti-scottature. Ecco fatto, avevo fatto scorta. Con Lia comunque al primo posto di squadra faccio incetta anche di Dindi per quando arriveremo alla Lega Pokémon faccio... La farò una scorta incredibile di cariche totali. C'è qualcosa di qua, mi dice il... Qua. Ultra Ball. Ecco, devo fare anche scorta di queste per la cattura dei leggendari, quei pochi leggendari che potremo catturare... nel post-game. Qua totale, là c'è un Montanaro che sicuramente ci avrà dei problemi. Quello massa che ci può aiuto. Ah! Devo passare per di qua. Vabbè, che cazzo... Che percorso complicato è questo? È una Mungus puro, peccato. Prima di dare la vittoria voglio finire di esplorare bene questo percorso, perché è bello intricato. Circa, voglio vedere se ci riesco ad esplorarlo, perlomeno. Forse devo andare per di qua? No. Cosa c'è qua dentro? Forse non posso finire perché ciao! Sono un Axios in casa, ti tieni signor. Qualcuno di passaggio in un posto come questo. Il minimo che posso fare è offrirti qualcosa. Prendi! Oh, lancia fiamme! Grazie! Peccato che un mio Pokémon lo conosca già. Si lo sai per la Lega Pokémon, ma continua a perdere. Oh, ma mi rimane un solo Pokémon. Visto che sono uno, devo fare del mio meglio per non farlo stancare subito. Lo esploro come posso, ragazzi, penso che mi serve tipo cascata per esplorarlo al meglio questo percorso. Comunque... Sto tornando indietro. No, niente, basta per l'intello.
Sì, questo è l'inizio del percorso. Ecco, devo andare di qua e vedi per... Ho visto un mucchio d'erba muoversi che ormai non si muoverà più, visto che ho appena vinto una sfida solo di ottimo umore. Matteo. Guarda, Soak. La tipa giù c'è la fro, lui c'è Soak. Beh, se ti one-shottavo prima, ti one-shotto adesso. Cioè, se ti one-shotto con di più adesso, ti sei diminuito le difese speciali, anticipo. Anticipo non mi ricordo mai con quali mosse funziona. Cioè, perché blocca alcune mosse, non mi ricordo quali però. Vigore. E te lama. Ecco, ora sono di cattivo umore. Di qua cosa c'è? Pokémon c'è, ecco cosa c'è. Oh, una Wallaby, che carina. Fuggi, non ci vuoi dire. Siamo a 30 minuti, ragazzi, io voglio... Vabbè, l'abbiamo... Ok, abbiamo capito. La mia vittoria, ragazzi, la facciamo nella prossima puntata ormai, perché... Pezzo stella, ok. Perché oggi ne intendo fare puntate che valgano doppio, quindi... Cioè, se adesso questa diventa una puntata che vale doppio, quindi arriva a 50 minuti, perché impiego tantissimo a finire di esplorare questo percorso, però... Ah, stavo dicendo, come arrivo di là? Devo passare per di qua? Beh, ha senso. Un Buffalant. Salve. Fuga tattica. Perché comunque i Pokémon osservati ci ho dato tanti exp, capito? Quindi non... Beh, ho usato Taio che tanto sono già passata. Va bene, Giada, sei un genio. Pezzo stella. Oh, quanti... Allora, scusatemi, ma quanti pezzi stella sono accaduti? Ah, quanti pezzi stella sono caduti da queste parti? Ah, forse per il fatto che siamo nei pressi della fossa gigante, quindi tanti pezzi di meteorite in giro, perché anche i pezzi stella sono pezzi di meteorite. Di qua cosa c'è invece? Allora, qua lo sapevo, ecco, lo sapevo che c'era un gregge qua sotto. Lo stavo aspettando proprio questo momento. Cos'è? È tipo la prima volta o sbaglio che vediamo un gregge sbucare fuori da un cumulo terba. Stunfisk! Perché ho detto così? Non so, non fatevi domande. Notte spezza, questo lo faccio fuori con Lia. Mi sa che però adesso così come lo tocco Lia ci rimane paralizzata, però. No. Vendetta! Merda! Merda, Regina! Milaretta! Cambia! Ormai sto ricorrendo sempre a Silvia! Porca puttana, oh! Mi oggi, ragazzi, mi svine gente su gente, per fastidio. Ancora notte sferza lì, ce la posso fare. A posto! Ma non è ancora finita, Mungus c'è adesso! E mando Rosa Spina.
Ecco, quando mai l'ho toccato. Svegliati, Rosaspina! Svegliati! Svegliati, uso veleno shock! Svegliati, Rosaspina, ho detto usa veleno shock! Porca troia, oh, svegliati! Sono lì che la scuoto! Oh, finalmente, veleno shock! Non toccarlo, usa veleno shock! Madonna che fastidio, ragazzi, che prima mi ha fatto fuori Rosa Spisivia. Mi servirebbe adesso, che fastidio! Revitalizzante, revitalizzala! La rivitalizzo, che non so bene, quindi fare un round lungo un'ora con questo Amunkrux che spamma sintesi, perché ho già capito che se non lo one shot va a finire come la Lalo Momola del livello 20, del percorso 21. Ah sì, l'ho già capita. Siete prevedibili, ragazzi. Non mi faccio fotte però due volte. In tutto questo sto finendo di psichico. Stavo aspettando un allenatore forte come te. Lo stavo aspettando, datti questo regalo. Baccacedio. Mi nascondevo dietro lo strumento caduto a terra. Sono più in gabbia di una mungus a mimetizzarmi, vero? Sono più in gabbia di una mungus a mimetizzarmi, vero? C'è qualcun altro da rivitalizzare qua? No. Ho delle iperpozioni però da dare. Vai, sì, clicca, ciao, clicca, ciao. Dai, siamo già a 38 minuti e questo diventa un episodio, ragazzi, che vale doppio come lo scorso, porca troia. Quanto mi dà fastidio, ragazzi, mi dà sempre fastidio fare un episodio che vale doppio. Mi dà sempre fastidio, in verità. Qui c'è una strada alta che non so come si raggiunge. Ma mi sa che c'è una strada che qua non si può vedere. Via, ragazzi. Mi sa che la puntata la fermiamo qua su queste scale. Dunque, ragazzi, dai, l'esplorazione. No, come ho detto, cosa c'è di qua? C'è qualcosa là sopra, ma Cristo, non so come si raggiunge qui sopra di là. Vabbè ragazzi, direi che il video di oggi si possa concludere qui. La prossima volta, con la squadra a mezza stravolta, andremo alla via Vittoria e faremo quello che riusciremo. Mi indica qualcosa di cerca strumento che sta qua sopra, però non so come arrivarci, quindi devo farmi una ragione di tenermi l'incognita per sempre. Ragazzi, se questo episodio su Poco Professore Nera 2 vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace, ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire i miei video. In descrizione trovate il link per essere completo su questo gioco, casomai vi foste persi qualche puntata e vogliate recuperare, e il link al mio profilo Instagram, dove ogni tanto posto qualcosa. Per concludere vi ricordo di passare ogni tanto nella sezione community anche qua sul canale YouTube. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima!